che a prima è stato sì. assoggettato sì, un simbolo. Allora, Matteo l'angelo, Matteo il leone, poi Luca il bue e Giovanni l'aquila. Questi sono ripresi da Ezechiele nella visione che avevo avuto, che da una nube uscivano questi quattro simboli e poi nel Medioevo si assoggettarono ai quattro evangelisti. Invece lì possiamo vedere, non si vede molto bene, in quella lunetta c'è il serpente di bronzo. Allora, il serpente di bronzo sopra attaccato alla croce. Il serpente di bronzo è quello sì, di Mosè? Sì. Ne sì. Appunto gli israeliti mormorarono contro Dio Mosè e Mosè appunto decide di mandare questi serpenti per uccidere gli israeliti, però poi si pentì di questo fatto, allora forgiò un serpente di bronzo e poi decise che proprio per pentirsi che ogni volta che un israelita veniva morso da un serpente solo guardandolo poteva salvarsi. E quindi abbiamo questo simbolo che di per sé è brutto perché raffigura la morte, però c'era la salvezza, proprio come Dio che muore in croce però poi salva le sorti del mondo.